allora tu riposati e chi potrà lavorare la notte lavorerà la notte. Detto questo, Perfetto, io vado a vedere come sta Cecil, capisco proprio. A meno che non abbia preso entrambe le braccia, direi che pare. E guardo da io lei, può guardo perdere un Noah. altro. Is this a Noah's reference? Me ne vado. Restando che Tipo, io gli tipo. do un colpo su Noah, guarda lui, ha preso a calci in culo come se non ci fosse domani, ieri, Restando che e ha Noah un ti braccio fa. solo. Restando che Noah ti fa. Ti devo ricordare che prima ti ho quasi sfracassato di mazzate. Infatti mi vedi che tipo sto un po' ancora zoppicando, però faccio sì, e Sono tutti vado benissimo. verso Cecil. Sì, effettivamente tipo tempismo perfetto, mostro per arrivare. No, Sono tempismo ubriacati. perfetto, vanno per prenderti dal panico. Anche. Vaffanculo. Perché il bello è Io che comunque mi lui sa qualcosa avvio. in più della visione, però non ce l'ha detta. Che cosa? Niente, niente. Io non me lo ricordo. Lo spadone di Karelius lo Tipo, vedo. Lo tipo. vedo poco. Ma lo vedo poco utile al momento. Certo. Ma qualsiasi cosa è utile. Io mi metterò la maschera. Abbiamo capito Muto! tutto Io metto proprio. la maschera! Porca Hai detto io mi metto la maschera e poi non si è sentito più niente. Ho detto io mi metto la maschera e prendo i pugnali. Poi se muoio non fa niente, però Sì, però le almeno. devi sempre prendere. Vabbè, intanto ho dato il mio contributo, ci ho provato. No, vabbè, comunque io sto andando da Cecil. Sto tornando in camera. Ok. Nel Io frattempo mi giro. chiedo a Miris, forse dovremmo sbrigarci con questi preparativi per i pugnali, che dici? Potrebbe essere un'ottima cosa, ma è pericoloso per te. Beh, è Portare pericoloso troppo fretta anche. potrebbe portare addirittura alla morte. È pericoloso anche un mostro gigante che sputa fuoco. Beh, sì. Anche perché teoricamente dovete essere voi a fermarlo. Perché? Perché siete gli unici. Che vuol dire? Ti pare che questo lurido posto abbia qualcuno che può combattere al posto vostro? Beh, potremmo chiamare i rinforzi, tipo. Quella qui qua Ti parli di Quirida, sì. Aquiline? A Quirida che beh, fa più e si teletrasporta, quindi perché non si può teletrasportare qua? Poi lo sanno tutti, l'acqua vince sul fuoco. Ma lui è fatto di roccia lavica. Pokémon! Vai Aquiline, È scelgo te! fatto, scusa. Non ho sentito. Cosa ha detto? Lui è fatto di? Di roccia lavica. Diventerà roccia e basta. In che mondo vivi tu? Aspettami. Tipo, io avevo tutta un'idea tipo del mostro utilizzato perché le rocce smettevano di bruciare, quindi era tipo, non potrebbe bruciare. Comunque dai, andiamo dalla tua amica Cecil. Pusso. Dicendo che se si fa, chi è? La migliore di tutto questo bellissimo posto. Lilio, sei tu. Eh? Dimmi che c'è. Ti sta parlando ovviamente da porta chiusa? Sì, infatti posso. Tipo prendo. Faccio posso. E apro. Tu la trovi praticamente che tipo sta girata di spalle e che sta nascondendo la mano. Potevi aspettare un attimo per aprire la porta, dannazione. Oh, dai. Vedi che la chiudo. Tanto siamo tutte e due donne, no? Qualsiasi cosa avessi visto non è nulla di nuovo. Cosa c'entra? Quindi sono venuta a controllare come stai. Gli altri mi hanno detto che non te la stai passando bene. No, perché devo chiamare i paladini. Adesso vado, tranquilla. Mi sa che è il Dicendo che momento. lei fa sì, in effetti non sto bene. Ma io l'ho notato che stava nascondendo la mano. Sì. Allora vedi che gli faccio così.
No, a due la vendetta. Che nascondi? Niente. Sì, proprio cosa? Una pessima bugiarda, lo sai. Non sto ascoltando nulla. Me lo fai vedere di tua spontanea volontà o devo farlo con la forza? Ma non sto ascoltando nulla. Hai visto che tipo le si prendo... Io faccio un passo in avanti e cerco di afferrargli la coperta. Ok, allora fammi una rapidità di mano. Sono ninja. Vediamo se la ninjaggine vediamo, mi vediamo se la denudi o no. Vediamo se è più ninja Cecil o Lilia. Decisamente Lilia. Vediamo se Cecil, che ovviamente sta pure accesa, quindi vediamo un po' se riesce a fare. Brava Cecil! Ciao! Quindi sì, effettivamente tu riesci ad aggrappare la coperta con la quale si copriva e prende tu, riesci a sfilarcela. Sfilandocela, noti che c'ha una mano che prende, le sta ancora coprendo, però noti che c'ha le dita un po' rovinate. E tipo vedi che sta comunque coprendo tutto il dorso della mano. Provo a prenderle proprio la mano. Fermati! Non la guardare. Ho visto decisamente un sacco di cose, cosa... Non penso sia qualcosa di tanto brutto. Su. Vattene. Ti hai visto del tipo si rigira nascondendosi la mano? Stiamo per essere attaccati da un mostro gigante e tu ti stai preoccupando della tua manicure? Magari fosse quello. E allora fammi vedere. Perché dovrei fartelo? Perché dovrei farti vedere questa mano? Perché la nascondi? Sì, tu ce la stai nascondendo. Stando agli araldi, mica da te. Non ho capito, scusa. Ricevo ordini soltanto dagli araldi, non da te. Beh, potrei fartelo ordinare da un araldo. Se... Gli sono del tipo lei si gira. E va bene. Ma mantieni il segreto, ok? Le sono del tipo lei si leva la mano e te la mostra. E adesso te la mando in privato, così ti schifi solo tu, ovviamente. Oh, tipo, dai, ci penso io! Tranquilla, risolviamo tutto! Senza le cose sui polsi, noti che la mano ha tutte quelle venature verdi, con tutta quella pelle bruciata così. Ok, tipo... Scusa, no. Ecco, guardatela come scioccata, guardate i suoi occhi, era meglio che non ci i cazzi soldi. Più che altro mi immagino tipo, vabbè no, Lilia non lo farebbe, cioè è abbastanza tranquillo, abilità di malati e gente moribonda ne ha viste, quindi... Sì, tipo tutte le facce normali degli elfi. Scusate, in chat io odio gli elfi, non è colpa mia. No, vabbè, cioè alla fine chat, gente... Oltre a vedere gli elfi odia anche Animal Crossing. È nato così. No, ma guarda. Allora, basta. Io odio veramente Animal Crossing, quindi noi iniziamo. Va bene. Dopo questa amputerò la mano a... Io l'amputo a te. Sai, è rimediato, no? Dai, in World War II ha funzionato. Comunque. Si fa giusto. Vedi che lo guardo? Che sta succedendo? È una malattia... del mio regno d'origine. Che regno? Vengo dal regno dei boschi. Dan 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 dan. Cosa implica? La morte. Oh. O la trasformazione completa. Ma cosa leggere? Per raffreddura. Non credo che sia sicuro, almeno nel mio regno non c'è. Ho provato a parlare con l'araldo del regno, ma anche lei non sa nulla. Eppure lei è un'esperta guaritrice. Ma okay, io chiedo a Miris se ha visto qualcosa del genere. Essendo che Miris fa dalle mie ricerche, sì, conosco la malattia e ti sto dicendo la verità. Che non c'è una cura, anche questo purtroppo è vero. O almeno per ora non c'è. Però il fatto strano è che quella malattia la può prendere soltanto una razza. E lei non è di quella razza. Soltanto
prendere quella malattia, una malattia arborea. Cecil, da quello che mi hai detto dai tuoi occhi, è un'umana. Io mi avvicino a lei. Tu sei un'umana? Sì, certo. Che domande fai? Sto parlando con le illusioni, quindi... Sono... umana. Come hai fatto a prendere una malattia che solo... che un umano non può prendere? Come fai a conoscere questa malattia? Io so molte cose. Mi sto dicendo che tipo lei a un certo punto nota la tua mano. Mi aspetta un attimo. Ma quello... quello è l'anello di Miris. E il braccio... sei diventata la quarta Ralda. Siamo sulla strada, mettiamola così. E chi ti sta addestrando? Gli arati hanno bisogno dell'addestramento. Ma è vero che io sto facendo l'addestramento. Beh, possiamo dirle che Miris ogni tanto mi dà. Dov'è Miris? È morta? No. Mi? Ne? No, proprio. Qui dentro. O almeno non ho ben capito come, ma sì. Sì. Capisco. Comunque, dannazione. Risponde che tipo lei è molto molto titubante. Risponde che ti fa dovrei dirti la verità, ma non voglio. Ho faticato tanto per crearmi questo mondo. E potrebbe essere distrutto tipo domani. Quindi magari potrebbe essere un buon momento per parlare. Risultando che tipo lei fa... non si tratta tanto di parlare. Ma si tratta... che altro di capire cosa posso fare per salvarmi, ma per ora non esistono cure. Quindi hai solo paura di morire, per questo non vuoi dirmi la verità? No, non è tanto paura di morire. E va bene, non sono un umano, contenta. Grazie a Dea che stai diventando una Ralda, se no avrei continuato a mentirti. Beh, grazie, Miris. Visto che tipo nella tua testa senti, non dovresti nemmeno ringraziarmi. Perché no? Hai ragione, non lo faccio mai, dovrei smetterla. Ecco, brava. Una Ralda non ringrazia mai nessuno, ottiene sempre ciò che vuole. Era un Araldo che ringraziava un Araldo. Visto che lei fa, dai, sto scherzando, non ti preoccupare. Chiedigli che razza era. Teoricamente dovrebbe essere un Ent. Sei perciò un Ent? Visto che lei fa. Una razza particolare di Ent. Diciamo che per metà sono umana, ma solo per metà, appunto. Soltanto che questo che mostro io è un'illusione ben fatta. Nemmeno Zykul se ne è accorto, per fortuna. Quindi non hai fatto altro che mentirci per tutto il tempo. Non vi ho mentito, vi ho stato nascosto il mio aspetto, il resto è sempre stato sincero. Sì, ma se io non fossi venuta qua tu non ci avresti detto della morte. E sarei morta silenziosamente. Non ti si addice come morte, sai? Perché dici questo? Sei una guerriera. Nessun guerriero muore così. Comunque, se vuoi, visto che ormai sei tutto, ti mostro il mio vero aspetto. Tanto. Dì soltanto che lei allora tipo si concentra
noti che praticamente dai suoi piedi è come se, hai visto, come se si, tipo, si scorteccia un albero. Ok. Tu immagini tipo la sua pelle che piano piano si scorteggia. Quindi piano piano tipo esce tutto quanto e la persona che vedi uscire da sotto la corteccia è questa qui. Oggi quante immagini in privato, io so tutto ragazzi, ma... Io so tutto, però poi me lo dimentico, sì! Esatto, sì! Ma è fichissima! Ovviamente vedi sempre, la mano fatta in quel modo. Come, scusa? Vedi sempre la mano fatta in quel modo, ovviamente. Ok, vabbè. Senti, ma... io chiedo a Miris. Adesso, non so, ma se io parlo mentalmente, lì mi sento... Sì, se tu parli mentalmente ti sente, Miris. Ok, allora prova a dirlo mentalmente. Se è un albero, poi teoricamente le braccia ricrescono. Possiamo tagliare un braccio. E soltanto che lei fa... Se fosse un albero normale, sì. Ti ha detto che per me te è umana. Ha sangue, non linfa all'interno. Io mi giro verso lei. Questa malattia è circoscritta alla zona della tua mano? Per ora sì. Poi non passerà più sulla pelle, ma arriverà dritto al cuore. E allora perché non te lo tagli? Perché dovrei togliermi la mano? Mica è così facile che guarisce. Non deve guarire. Ma puoi vivere lo stesso. Tu ci vivresti senza una mano? Sì. No, comunque non guarirebbe così. Non deve guarire, infatti. Semplicemente troveremo qualcos'altro. Troveremo qualcos'altro al posto della mano. Ah, certo, che facciano a due la vendetta. No, ma se preferisci morire per una mano. Quando sei no è un terzo. Di no, perché la mano c'è. Lei ci pensa e fa: prometti di non dire niente agli altri, però. Se per te è così importante. Non voglio che gli altri vedano questo essere che sono. Io mi avvicino un pochino, se posso dire. C'è proprio una gran fila. Non capisco perché qui c'è lì, dietro una semplice umana, quando sei decisamente di più di lui. Vedi soltanto che lei è ovviamente imbarazzatissima, perché, cioè, riceve i complimenti così a muzzo. Ship. E vedi soltanto che lei fa: io sono figa. Lo guardo e faccio sì. C'era gente nei... Fidati. Nel diario mi si trova gente decisamente peggio, quindi... Visto che fanno loro, quindi visto che tipo lei fa, quindi secondo te dovrei mostrarmi agli altri per quello che sono? Perché no? Questa è la mia unica domanda. Perché no? Perché diamine, sono per metà piante e per metà donna. Sei più di un umano, dovresti prenderla a favore questa. Non sei un semplice umano. Non sei né uno né l'altro, sei un mix, quindi sei meglio di uno e dell'altro. Ragionamento di mezza gatto, quindi per me, se io non sono né umana né gatto. Cioè, ovviamente se lo sta dicendo da sola. Esatto. Cioè, è quello che sta facendo. Quello che mi sono ripetuto per anni, quindi metà sì. Propinando anche a me. Io soltanto che... lei ha... Beh... Facciamo così, se davvero si troverà una cura per questa malattia, allora lo mostrerò a tutti. No, okay. C'è anche la sorpresa. Va bene, io dico, come vuoi, la vita è la tua. Visto che Miris in testa fa, scusa ma mettiamo caso che muore, nessuno saprà la sua vera forma. Che senso ha? E poi perché l'ha nascosta tutti questi anni? E nel caso glielo tagliamo il braccio. E questo lo dico ad alta voce, però nel caso... Visto che lei tipo faccio si lo fa la mano. Guarda che ti sento.
E quindi perché l'hai nascosto per tutto questo tempo? Vergogna. È solo questo? Certo. Nel Regno dei Boschi la mia razza è ovviamente ben accetta. Circa. Che vuol dire circa? Sai, le razze impure. Perché un mix delle due sarebbe impure. Non è che è impossibile, in realtà è possibile, come vedi. Soltanto che la mia razza mi considera impura, appunto. Per loro non dovrei esistere. Beh, io penso che il mondo sia abbastanza grande per tutti i tipi di razze, quindi... Non ti piace il tuo regno? No, effettivamente, dai. Però circa. No, soltanto quella cerchia lì, quella nicchia. Effettivamente no, faccio così. Qua quasi ogni razza. Ma tranquilla, non si tratta di piante, si tratta soltanto di... Le odio profondamente. Ma comunque il mondo è grande, quindi sì, penso che se il tuo regno non ti piace, puoi semplicemente trovare un altro, no? Non hai forse la casa qua nel primo regno, quindi... Per quella perché... sono venuta qui e mi sono camuffata. Non capisco perché ci fosse bisogno di camuffarti nel tuo regno. Te l'ho detto, non potevano vedermi. A nessuno di questo regno va a genio la tua razza? Beh, del Regno dei Boschi no. Qui non l'ho mai fatto vedere. Come fai a dire che non gli piaceresti se non l'hai mai fatto vedere? Ehi, vedi tu essere perseguitata tutto il tempo, vedi se ti piace. Sì, ne so qualcosa effettivamente. No, non è tanto piacevole, ma dopo un po' ci fai il callo, no? Tu forse, non io. Beh, vedi che gli do tipo una pacca sulla spalla, così. Beh, tipo, boom! Beh, Clapping devi tweet. Farlo, perché la vita è una sola. E finita questa, non c'è niente. Quindi goditela al meglio. E se dovrai tagliarti una mano per continuare a vivere, fallo. Perché non ho idea quanto vivono. Ma la mia non... E per tutti i progetti che ho in testa dovrò fare qualcosa. È molto... Quindi... Sì. Direi che ogni vita vale la pena di essere circa, a volte bisognerebbe porre fine il prima possibile, ma ehi, non la tua. Ok, ci sto provando, se tipo lì sto provando a fare un sì, soltanto che tipo lei ti guarda un po' strana e fa: allora dimmi tu cosa devo fare, se devo mostrare agli altri o meno, così ti dimostrerò che sono una persona che verrà evitata tanto. La solitudine è sopravvalutata o sottovalutata, dipende. Non si sta così male da soli, ehi, nel caso... 114 no. Adesso pure, no, vuole venire con noi. Una bella combriccola. E se vorrei morire ci sarà tempo per farlo, combattendo dei mostri giganteschi che sputano lava. Quindi... Se vuoi. Potresti insegnare qualcosa a Zykul. Lui dice che non fare un muro magico, ma per contenere il mostro è la idea migliore. Viene qualcuno, fai un muro, così non arriva. Visto tanto che lei fa, e secondo te bastano 3 piccoli maghi per alzare un muro magico? Wow! Oh, io sono di sopra che sbatto i piedi per terra. Tipo, io chiedo a Miris, wow! Quanti cavolo di maghi ci vogliono? Intorno a una città, non ho chiesto di regni. Allora lei è iniziata a far la cacca. Che lei fa, per alzare anche solo un singolo muro, ci servono almeno 10 maghi. Figurati per alzare una barriera intorno a una singola città, non basterebbero nemmeno 200-300 maghi per farlo. Per questo si usa la tecnologia. Ok, sì, no, secondo me 3 potevano bastare, ma a quanto pare. Cos'è?
Ok, non sono molto pratica di magia, per questo picchio e poi faccio domande. Ma tu non fai domande? Beh, ai cadaveri no, però. Ogni tanto è utile. Ogni tanto. Dai. Datemi beneficio del dubbio. Non ho capito, mi giro tipo così e mi siedo sul letto. Non ho capito perché tutti quanti credono che... Ok, ogni tanto mi arrabbio, ma... Ho dato un consiglio, tu non l'hai seguito. Mm? Ti ho dato un consiglio, tu non l'hai seguito. Che cosa? Di iniziare a far la cacca, facciamo un muro, eh. Ciao. Tanto un po' ce l'abbiamo già, andiamo... Ma no, che schifo. No, che schifo. Comunque chiedo a Miris se ha qualche idea su dove potremmo trovare un modo per curarla, o qualche dritta almeno. Mi sento che lei fa... Non ne ho idea. Io ho chiesto all'araldo del mio regno, come ti ho detto, ma... No, a Miris, non a Cecil. Ah, e stando lei fa? Non ne ho idea, ad essere sincera. Forse l'alchimista della città qui, forse sa qualcosa. Ho visto che era un tipo in gamba. Potreste... Ottima idea, vedi che mi alzo e faccio ottima idea. Andiamo. Però ci potete andare soltanto domani. Oh cazzo. Pessimo tempismo. Ando. Mi giro verso Cecil. E quanto veloce è questa malattia? Non te lo saprei dire, visto che di solito si piglia una volta e via. Dalle ricerche fatte dal mio regno si può vivere circa 5-6 giorni. È molto veloce. E da quanto tempo ce l'hai? 5-6 giorni. Pensando che lei fa 4 giorni. E non ti è venuta nessuna brillante idea di dircelo prima? Io mi alzo. Arrivato a questo punto non sarei meno se tagliarti il braccio, sarebbe... Non so fin dove è arrivato. Pensando che lei fa... Sì, con tutte te l'avrei detto veramente, con tutti i problemi che stavate avendo. Beh, magari tu potresti essere una risorsa a nostro favore, non morendo, non morendo. Quindi se tu muori abbiamo soltanto una persona in meno nel nostro team. E una persona in meno che sa fare cose magiche, che ha probabilmente un aggancio nel suo regno, e che ci fa da messaggera con gli altri araldi, e che è davvero, si è rivelata davvero utile, quindi non morire, per favore, ok? Come se ti importasse veramente di me. So che vi servo, solo quello. Io vedi che tipo mentalmente lo dico, che penso che mi senta pure e mi ris... Ma perché tutti quanti hanno questa crisi di tipo, e penso anche a Noah che porta io visto che lei fa tranquilla, me la sono chiesta anch'io. Io penso che in questo cavolo di paese voi abbiate davvero poca autostima e davvero poca voglia di vivere. E non capisco perché, perché se sta così bene, avete tutti i comfort, non avete bisogno di nulla se non semplicemente alzare il culo e fare qualsiasi cosa voi vogliate. Quindi stai morendo, tagliati il braccio. Stai per morire, sai che con una senza una posso mano si vive lo stesso. Che ti pare, ma è quasi arrivato al cuore. Per quello che ti concede da fare. Sei andata dall'alchimista? Che ne può sapere lui? Se la coda mi si gonfia tutto quanto. Se non chiedi, magari non hai la risposta. Ma magari chiedere potrebbe dire. Facciamo un paio di tentativi. Se sa qualcosa qualcuno dei tuoi amici, allora vedremo. Augurati di non morire. Che tipo faccio, no, così secondo me invece è meglio se si augura di morire.
No, io non so come cavolo c'è finita Miris nella mia testa, non so come cavolo c'è finita in quel modo, tipo mezza morta ma non morta. Se muori, cercherò di recuperare la tua anima per farti soffrire ancora un po'. Desondo che lei fa, guarda che sono io che sono andato alla tua testa, non è che tu mi hai recuperato, genio. Sì, ma vedi tipo faccio. Ti ricordi la demone che teneva circa? Le minacce funzionano così, non per forza devono essere fattibile. E se questo io dico mentre faccio così. Ti devo addestrare anche su questo, capito? Quindi Miris è brava, sa fare cose con le anime e posso farmelo spiegare. E tipo mi allontano uscendo dalla porta. Quindi sull'autostima è non morire. Capito? Vedrò cosa posso fare. Vedi che tipo sbatto un pugno sul muro e un ordine dal futuro quarto araldo o quarto araldo di Giaia, non lo so nemmeno. Visto tanto che Miris ti fa, beh, teoricamente sei il quarto araldo avendo i miei accessori, però non lo sei ancora. Ah, fai quello che ti pare, nominati come vuoi ormai. Ok. Può tornarmi utile in questo caso, quindi mi rigiro dal quarto araldo. Ordinato. Tu di solito esegui gli ordini degli araldi? Bene, il quarto araldo ti ordina di non morire. Sei in modo di non morire. Visto che tipo lei fa... A un certo punto vedi, sento che mi si fa... Aspetta un attimo. Chiedili dei colibri della foresta. Mi giro. Colibri della foresta. Sento che lei fa... Che c'entrano i colibri? Sto aspettando spiegazione. Mi sento che lei fa... Sì, ci sono dei colibri nelle mie zone, ma... Non capisco come possano essere... Loro succhiano il nettare. Potrebbero magari su forse sì, però è soltanto una ipotesi. Beh, vagliamo anche l'ipotesi in questo. Come ti è venuta in mente? Magic. Sì, io così. Come ci arriviamo a questi colibri? Sono soltanto nel mio regno. Potrei farli portare qua dalla Ralda o dal suo messaggero. Bene. Fallo. Va bene. Però visto che molto probabilmente non ce la farò, tanto vale mostrarmi agli altri per quello che sono. Che ne pensi? Fai tu. Potrebbe essere un'opzione. Sappi che poi quando sopravvivrai dovrai mantenerla questa cosa. Perché sopravvivrai? Allora se mi dici così non ne vale la pena. Ma potresti anche non sopravvivere, io. No, in fondo non lo so. Io sento che lei si fa una piccola risata e fa... Sei proprio idiota come Miris. Io vedi che rido, tipo... E prendi... Cioè, tu senti, tipo, nella tua testa, senti, tipo... Sta stronza. E io gli dico a Miris, ogni tanto fare l'idiota, vedi che è utile. Bah. Comunque, vedi, Sandro, lei fa... Va bene, allora portami dai tuoi amici, così vedo pure Melissa... Forse ho capito come svegliarla. Vedi che gli faccio così, tipo? Dopo di te? C'è una specie di tecnica, una specie di magia che usiamo noi. Di solito serve a svegliare le persone dall'incantesimo del sonno. Ok, io in tutto questo mi stringo meglio la... che mi ha dato. Sì. Cosa hai con la faccia? La niente che ti ha dato, perfetto.
No, vabbè, perché però no, perché no, no, aspetta, perché non ti abbiamo sentito, perché ogni tanto il tuo audio salta, non si Ah, capisce perché. scusate. Dicevo, mi stringo, cioè me la chiudo un po' meglio la cosa che mi ha dato Noah e la stringo in modo che sia un po' più chiusa, mentre tiro via invece l'asciugamano che avevo sotto, ne strappo un pezzo e mi avvicino a Cecil comunque e io dico, se non ti senti di far vedere quello, puoi comunque coprirlo. Potresti esserti bruciato. Non ti spiegherebbe il fatto delle malattie, il fatto della tosse e tutto quanto. Beh, forse la mamma di Zaykul sa qualcosa. Io la guardo un attimo però così. È un... No, effettivamente no, non è contagioso, quindi... No, tranquilla, Nessuno non puoi essere di noi è contagiata. una pianta, quindi quello, in quel senso non abbiamo problemi di contagio. Beh, la guardo tipo, capisco che l'aspetto estetico può avere una sua parte, quindi... E vedi che mi giro comunque per incamminarmi. Lei ti segue. Quindi andiamo nella stanza da letto di della bambina Facciamo. svegliata. Ok, facciamo Zekul. Zekul, tu stai andando a svegliare. Anzi, andando a cercare Karels, giusto? O No. sei tornato? No, era No, andata no, sto da... andando a cercare Fragile. Fragile. Niente, Karelius è Ok. perso, io non so dove sia, perché io mi stavo ubriacando fortissimo. Ok, Poi non allora l'ho tu detto neanche agli altri. vai da Fragile, appena apri la porta la trovi allungata sul letto nuda, che sta completamente dormendo. Io provo a scuoterla chiamandola. Jail, Jail. Non so dove fa... Oh, fa cosa? È importante. Cioè, fai a alzarti? Silenzio. Sì. Insomma, tipo si alza, si accorge del seduto, fa... Prendimi qualcosa per coprirmi. O qualcosa, la prima cosa che capita. Se vedo che ci sono vestiti, non quelli che ha usato oggi, gli prendo. No, beh, trovi pure quegli altri vecchi. Sì, ma la domanda era ce ne sono di nuovi? Ah, sì. La sala di nuovi ci stanno. Quelli. Ok. Vedi soltanto che lei si veste e fa... Allora, qual è il problema? Hanno avuto una visione. Sa che domani ci attacca tante. La gatta è in testa di fare muri giganti di magia. Andiamo a E parlarne di quanti maghi sotto. siamo? Uno, due. Vabbè, sì, l'hai vista anche tu, che sta molto bene, quindi mezzo. Con quale dio dovremmo innalzare questo muro? Ah, soltanto un araldo, quello del settimo regno. La Io penso anch'io tipo... così. Va bene, andiamo. Mi sono che tipo lei esce a tecca al vento, praticamente. C'ha la giacchetta addosso, ma non se l'è chiusa ancora. Fragile? Sì? Che Vestiti. c'è, ti metti vergogna? In questo posto non c'è voglia di vestirsi. Ma di solito qua la gente va in giro. Di solito, hai detto bene. Quindi vorrei che lo facciamo. Siamo qua. Seguiamo le. Fanno gli altri. Da quando segui quello che fanno gli altri? Da quando non ci sei tu tra i piedi. Voglio bene, mamma. Gentile Allora, capatina. Lucia. Perché non mi ascolti? Perché tu ascolti me? Devo averlo fatto abbastanza. Ogni tanto. Sono venuto Pensando che qua. lei fa... Dai, andiamo, andiamo. Vedi che si copre per bene. Andate giù. E
E vedete stando che riarriva, ovviamente, in contemporanea arrivate un secolo con Fragile e tu Lilia con questa donna totalmente arborea. Entrate e la donna in questione... Adesso possono vedere anche gli altri. È questa. Yeah. Grande Carillus che si è andato a fare il bagnetto. Posso vedere, che bello. Perché no? Perché io sto dormendo in camera. Vabbè. No, non sta... Quando è che stai dove dormendo? Mi sono addormentato mentre stavo lì. Vabbè, entri, ti svegliamo. Più che altro Carillus in teoria non dovrebbe vederlo. Vabbè, sì. Tipo... Quanto è enorme, santo cielo. Sì, è diventato pure un po' più grossa. Sai che mi ricorda Terra di Smart? Ah. Con la skin Spriggan. Tantissimo. Sì. Stato... Ho giocato a Smite. Lei guarda te, Zeokul, fa... Ciao, Zeokul. E riconosco la voce. Sì. Sì. Percepisco magia. Sì. Sì, percepisci che c'è della magia ma che fuoriesce dal suo corpo. Quindi capisco che non è un'illusione. Esatto. Sì, quella è la tua forza. Reale. Reale. Sì, è il mio vero corpo, se te lo stai chiedendo. Io avevo notato che c'era qualcosa di strano, visto. Mi è stato che è fragile, fa... Però... Sei più bella così che... Normalmente. Io tutto imbarazzato faccio... Fragile, ma cosa dici? La verità? Io faccio proprio così. Lo schifo, per farmi notare. E poi tiro un calcio a Van. Bam. Che stava seduto accanto al letto di Melissa. Così tira una testata a Melissa. Quindi col cavolo che... Si sveglia a tirare una testata a Melissa così. Ma no, non è così alto. Comunque, scusate se sbaglio sempre Melissa con Meryl. Perché qualcuno si è chiamato Meryl nell'altra campagna. Faccio confusione. E... Comunque, il tempo sta passando. E vedete che Cecil fa... Beh, posso provare a svegliarla io. Conosco un piccolo incantissimo che faceva dalle mie parti. Oh. Serva a svegliare lei. Beh, posso sì, forse... che ha visioni più spesso, magari è meno terrorizzata di fare. Io dico quando lui è meno terrorizzato di sì. mi avvicino a Fragile. Sì, forse potrei aggiungere qualcosa. Cioè? Tipo una spada che spara fuoco? Una spada che spara fuoco? È la spada del settimo... Arando. Infatti. Già, indovina chi l'aveva in mano. Mostro? Tu. L'unico pesce che non c'è. Carillus? Perspicace. Io mentre... Quando mentre aspettavi loro parlano... a dircelo? Uno, non lo ricordavo un granché. Due, non pensavo fosse importante. Nella tua visione affrontiamo il mostro e Carillus ha la spada. Non penso possa essere minimamente domani mattina che non ha la spada. Potrebbe anche essere che la spada è sul mostro e lui l'aveva recuperata. Io chiedo a Miris, è possibile? Che la spada sia sul mostro, dici? Mm-hmm. Teoricamente no.
A meno che non si sia fuso con il vulcano stesso.